Ci troviamo a Riccione, davanti all'ex fornace che si accingerà a diventare scuola e teatro, un'importante ristrutturazione che ha visto proprio venerdì scorso, 8 ottobre, la consegna dei cantieri alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. Si chiama Unieco ed è di Reggio Emilia. Tanti saranno i lavoratori coinvolti e circa 13 milioni di euro investiti in questo progetto. Questo è un progetto, direi, strategico per il nostro comune, ma è anche un progetto importante a livello nazionale, tant'è vero che era presente Il Sole 24 Ore ha proprio presentato questo progetto come uno dei progetti più importanti di tutta Italia e di questo ne siamo orgogliosi. C'è stata una gara, abbiamo avuto 3 ditte che hanno partecipato e oggi presentiamo il progetto della ditta che ha vinto questa gara, che è un insieme di ditte, diciamo, un'ATI composta da una capofila che è la ditta Unieco, la cooperativa Unieco di Reggio Emilia, poi abbiamo Valmarecchia, abbiamo altre ditte legate comunque alla Valmarecchia, un immobiliare, e lo studio che ha presentato il progetto è lo studio Rattini e Clementi di Riccione, quindi siamo anche contenti che comunque c'è molto di Riccione nel progetto che ha vinto. È un progetto molto interessante, molto bello, che si discosta un po' dal progetto che era stato presentato durante il bando, nel senso che mira a evidenziare in maniera importante quello che è il recupero della fornace così com'è e utilizzando materiali nuovi ma che ben si addicono al rapporto appunto tra nuovo e vecchio, mettendo in evidenza comunque la parte restaurata con la parte nuova. È un progetto che prevede, lo sapete, il teatro, la scuola con 18 aule e abbiamo già fatto venerdì la consegna dei cantieri, quindi diciamo che sono già iniziati i lavori. La soddisfazione è tanta, speriamo insomma che questo progetto entri nel cuore dei riccionesi. Quali sono i tempi e anche le persone a livello proprio concretamente lavorativo coinvolte per questo progetto? Ma le persone sono evidentemente molte, i tempi sono abbastanza veloci, nel senso che io penso che intanto dobbiamo fare una precisazione. La prima parte del lavoro prevede l'urbanizzazione e la realizzazione della scuola. Entro i 2 anni andremo anche a intervenire sul teatro. Io direi che, insomma, se vogliamo essere un po' realisti, la scuola potrà essere pronta già fra 2 anni e il teatro un anno e mezzo dopo o anche 2. Le maestranze saranno moltissime, speriamo che ci sia anche molto lavoro per le imprese locali, visto che è un po' sono in una situazione già da qualche anno di crisi e speriamo che questo lavoro dia la possibilità anche ai nostri imprenditori, alle piccolissime imprese del nostro territorio di trovare soddisfazione nel lavoro.